È arrivato oggi a Gela dopo 30 anni Giuseppe Caltabiano, il senior manager di una delle più importanti società di sicurezza dei pagamenti elettronici al mondo. Giuseppe Caltabiano, 54 anni, parla 6 lingue e ha operato in 5 continenti. La sua storia privata e professionale, pur essendo stata molto intensa, non ha mai dimenticato le sue origini, tanto da aver chiamato il suo cane Attia ed avere personalizzato la targa della sua automobile con il nome Sicilia. Lasciò Gela dopo la maturità scientifica per andare a studiare ingegneria elettronica al Politecnico di Milano. Da giovane laureando ha lavorato per una società dell'Olivetti, poi per la Philips, la Fingros Card System di Berlusconi, la Verifone. Per quest'ultima società si trasferì in seguito a Londra e a Singapore. Quando però Verifone fu acquistata da HP, Caltabiano e tutti i vecchi dipendenti furono licenziati. L'oriundo gelese non si perse d'animo, si trasferì in Australia, creò la società Smart City, si associò a Cyber.net e tornò in Italia per lanciare prodotti in Europa. Una nuova crisi economica lo tagliò fuori ancora dal mercato, ma Caltabiano riuscì nuovamente a risalire la china, proponendosi come amministratore delegato multiproprietà per poi rilanciare la sua azienda nello stato del Montana. Vedere l'affetto, l'amore, vedere padre Alabiso, che era il mio parroco all'oratorio, vedere i miei vecchi amici, vedere il mare, vedere tutti voi è un regalo che nessuno potrà mai eguagliare. Per cui ringrazio tutti e spero che ci sia la luce alla fine di questa galleria e che i ragazzi crescano per portare una parola di contentezza e di successo da Gela nel resto del mondo. A Giuseppe Caltabiano, Monsignor Grazia Labiso ha regalato l'icona di Maria Santissima d'Alemanna, patrona di Gela. Oggi è una giornata importante perché stiamo ospitando un figlio della nostra città che è andato fuori per motivi di lavoro, come tanti nostri concittadini, che però noi stiamo chiedendo oggi di farsi testimone, di farsi portatore delle bellezze di Gela, in modo tale da poter avere dei nostri rappresentanti che possono incentivare le persone a venire qua a Gela per ammirare le bellezze che abbiamo.